Allora, buonasera Salvatore, grazie per averci concesso questa intervista. Buonasera. Allora, le porgo alcune domande, come se io non sapessi assolutamente niente delle agende rosse, così che chi ci ascolterà magari potrà anche conoscerci. Dunque, che cos'è il movimento delle agende rosse? Come nasce e quali sono i suoi obiettivi? Il movimento delle agende rosse è un movimento che dicono che ne sia io il fondatore, in effetti non è così. Il movimento delle agende rosse è un movimento che è nato attorno a me, attorno agli incontri che faccio soprattutto ai giovani in tutte le parti d'Italia, ed si è formato quasi spontaneamente proprio per volere e per opera di questi ragazzi che hanno in qualche maniera assorbito da me la mia voglia di verità e la mia voglia di giustizia. È un movimento assolutamente apartitico, apolitico, questo ci tengo a sottolinearlo, perché purtroppo c'è stato in passato qualche partito politico che ha cercato di sfruttare questo simbolo interpretando malamente quello che era una mia, aver auspicato che questo partito potesse diventare il partito della verità e della giustizia. Purtroppo in Italia non è così, io non credo che tutti i partiti siano uguali l'uno all'altro e che purtroppo non facciano essere la politica quella cosa bella che dovrebbe essere. In Italia purtroppo, almeno oggi, è tutt'altro. Quindi il Movimento delle Agende Rosse ha come obiettivo quello di arrivare a combattere per la verità e per la giustizia sullo strage del 92-93, cioè proprio su quelle stragi che hanno dato origine a questa disgraziata Seconda Repubblica. Senza quelle stragi questa, purtroppo, questa disgraziata Seconda Repubblica non esisterebbe, almeno così com'è, e forse tante persone che oggi sono al potere senza quelle stragi non ci sarebbero arrivate. Il 19 luglio a Palermo ci sarà una manifestazione, giusto? Il 19 luglio, più che una manifestazione, almeno da quando io ho ricominciato dopo purtroppo 10 lunghi anni di silenzio a parlare, non è una manifestazione. Con la nostra presenza, la presenza proprio del movimento della Agende Rosse a Palermo, quello che noi vogliamo fare è proprio impedire che si svolgano quelle manifestazioni, quelle ipocrite manifestazioni ufficiali che ogni anno venivano fatte in Via D'Amelio, profanando letteralmente Via D'Amelio. Noi 19 anni fa avevamo rifiutato il funerale di Stato per Paolo Borsellino, perché ritenevamo allora semplicemente che lo Stato non avesse sufficientemente protetto Paolo. Oggi che invece mi sono reso conto che lo Stato, o almeno pezzi deviati dello Stato, hanno partecipato attivamente alla eliminazione di Paolo Borsellino e alla strage di Via D'Amelio, oggi io voglio impedire che questi rappresentanti delle istituzioni, che spesso occupano indegnamente il posto che occupano, si presentino in Via D'Amelio a fingere di commemorare Paolo. Questo noi, finché io sarò vivo, questo non succederà più, a meno che intanto non si arrivi alla verità, non si arrivi e non sia fatta giustizia. Come valuta la scelta di circondarsi di giovani? È una scelta che non ho fatto, sono stati forse i giovani che hanno scelto me. Io ho cominciato a fare incontri e all'inizio, ripeto, dopo quei 10 anni di silenzio che hanno pesato tanto sulla mia storia, mi sono reso conto che nei giovani c'è di gran lunga una maggiore sete di verità e di giustizia di quanto ci sia negli adulti, che spesso invece, spesso, non generalizzo, però spesso ormai sono stati presi non tanto dalla differenza quanto addirittura dall'assuefazione. Cioè ormai è come se le generazioni, almeno quelle della mia età, siano in qualche maniera rassegnate a quello che è successo e che non ritengono di poter cambiare qualche cosa, non ritengono di poter fare qualcosa per poter fare cambiare il nostro paese, quindi sono quasi rassegnate. Nei giovani invece non è così, i giovani, anche quelli che al 19 luglio del 92 non erano ancora nati, c'è invece una grande sete di conoscere la verità, di conoscere la storia del nostro paese, di conoscere la stessa figura di Paolo. E quindi io ho scelto di stare in mezzo ai giovani
sia perché Paolo faceva la stessa cosa, cioè Paolo anche nell'ultima lettera, quella scritta nell'ultimo giorno della sua vita, si rivolge proprio ai giovani e dice di essere ottimista proprio per il fatto che ci sono quei giovani. E quindi io non solo mi circondo dai giovani, ma io dai giovani prendo addirittura la forza. Io se oggi sono ritornato a vivere la speranza è proprio per questi giovani, anche perché finalmente, e ci ho messo purtroppo tanto a capirlo, ho capito che io fino a quando avevo perso la speranza, l'avevo persa soltanto perché la mia era una speranza egoistica, cioè la speranza che io potessi vedere giustizia, che io potessi conoscere la verità. Oggi mi sono reso conto, proprio perché ho capito le parole di Paolo in quell'ultima lettera, che io la speranza la devo continuare a coltivare, la devo continuare a sperare, a coltivare per questi giovani. Cioè io quello che devo sperare, quello per cui devo combattere, è perché questi giovani possono conoscere la verità, perché questi giovani possono avere giustizia, perché questi giovani possono vivere in un paese in cui possono avere un futuro diverso da quello che purtroppo noi gli stiamo consegnando.